È stata una macchina che li ha portati qui! È un universo alternativo. Un universo in cui ci sono i cartoon. E il suo amico è il suo padre. È il suo padre. Questo è più... Questa è la vita del universe, universe. Questa è la vita dell'universe, universe, universe. Questa è la vita degli universe. Gli universi di Franco e Francesco. Il treno Lauda è arrivato in stazione. Ciao, fenomeno! Ti ha tenuto il posto. Ah, quinta elementare. Dopo mezzo decennio con questi ragazzi mi sento davvero parte di un gruppo. Già, la vita è decisamente forte. Allora, ragazzi, chi vuole andare in palestra? Io! Allora andiamo! Nessuno vuole sapere la religione moderna? No. Andiamo, bambini! Yeah, yeah! Che scatole. Beh, guarda il lato positivo. Almeno la religione non esisterà più da adesso in poi. 55 benissimo, minuti dopo. Ragazzi! Avete fatto un allenamento di ben 55 minuti. Maestro, io sono distrutto, guarda. Sono contento per te. Adesso vatti a sedere, per favore. Va bene. Maestro Strestro. Mi chiamo Luciano. Maestro Luciano, dobbiamo parlare un attimo. Dobbiamo parlare. Allora, perché tu fai tanto colpo sui bambini e io faccio schifo? Beh, perché tu non fai la mia materia. Ecco il motivo. Ah. Beh, ci vediamo domani. Lucidami la collana vecchia. Il giorno dopo... Scusate, perché la classe è completamente vuota? Di solito non veniva il maestro alla prima ora. Dato che l'orario è sempre quello... Buongiorno... Ah! È solamente la maestra di religione. Non lo so. Vabbè, allora aspetta. Scusa, però... Che ci fa la maestra di religione qua? Dobbiamo intagare. Su che cavolo? Su che cavolo dobbiamo intagare? Dobbiamo intagare su perché il maestro di ginnastica non è venuto. Ma buh, sarà malato, ma che ne so io. Ciao, già finita la lezione? Hai parlato per un'ora. Ah. Beh, la nostra missione è ritrovare il maestro subito, subitissimo. O altrimenti ti do un pugno in faccia e non ti faccio mai vivere più, Luigio. Il pomeriggio... Ecco. Raga, siamo arrivati. Io ho sete e io ho fame. Io ho più fame di te, Luigio. E io ho più fame di te, Giusello. Raga, smettetela di litigare. Siamo venuti qui per cercare il maestro. Va bene, ma la prossima volta che dici che ho fame, io ti do questo in testa. Va bene. Andiamo prima che litigate così tanto che fra poco esplode la scuola, guardate. E c'ho la pecora, e c'ho la pecora, lui è reale, e c'ho la pecora, la pecora,
la pecora, e c'ho la pecora, e c'ho la pecora. Siamo arrivati! Ma siamo così ma siamo così piccoli? Non oso immaginare come sono i puffi. Vabbè, comunque. Guardate, siamo arrivati. Questa è una foresta. Sì, questa è una foresta. Ah. Sapete che ore sono? No. È il momento di buttarsi. Di buttarsi. Buttatevi. La schiena. Che schifo. È schifo, maledetto. 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 Aia. 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 Io, Franch, guarda, io non ce la faccio più. Sei diventato fastidioso e ripetitivo. Io pensavo che potevo competere contro di te, ma io non ce la faccio. Tu fai davvero delle cose. Che stai facendo? Ricordami a Lucy che deve fargli il funerale. Mi dai il numero di Lucy, per favore? Certo, è 1-1-1-1-1-1. Tranquilli, sto bene. Volevo fare una festa per la sua morte pure, se non lo sapesti. Beh, raga, siamo arrivati. Ci troviamo su una montagna? Ma Francesco, sei diventato scemo? No, raga, questa montagna ci serve. Ci serve tantissimo sta montagna. C'è il vento e ho freddo. Che cos'è peggio? Psss. Cosa c'è? Mi sa la seconda? Aspetta. Presto, staliamo la montagna. Che schifo. Dove è andato Francesco? Eccomi qua. Sono bello? No, però continuiamo. Allora, vedi. Allora, se non mi sbaglio, il portiere segreto è qua. Guarda. Qua dove? Non vedo niente. Qua. Ok. Scusa, e come facciamo noi? Ah sì, giusto, mi ero dimenticato. Saltiamo. No, Francesco, non mi sembra una buona idea. Io sono il campione. Vuoi andare a mangiare una pizza? Oh sì, va bene, sarà meglio di vedere lui spranato da molte ombre. Ma dove mi trovo?
permesso! No, qui non c'è nessuno. Chissà dove sarà mai il maestro. Ah! Cos'è qua? Maestro, cosa è successo? Madonna. Cosa è successo? No, non ho capito niente di quello che ha detto. Non ho capito niente di quello che ha detto. La maestra Lucisano? Beh, finalmente mi hai scovato. Ah, io pensavo che tu non ce la potevi mai fare perché tu sei cretino e stupido. È molto più intelligente di te. Cosa? Tutti sono intelligenti sulla vita. Mia madre vi diceva sempre che sono intelligente. Beh, prima di essere partita sulla luna, giusto? O per meglio dire sul sole. Non so perché. Ti sei fermato davanti a casa mia. E non hai mai potuto fare una roba del genere. Però adesso che io ho il comando su di te, io ti ammazzerò, ti ucciderò e ti trasformerò nel re dei pirati. Non siamo in One Piece. Oh, vabbè, comunque. Ti trasformerò comunque. No, cosa in fretta? Beh, ti ho fregato. Cosa? Tu sei ancora vivo? Sì. Dopo tutto quello che ti ho fatto? Sì. Ma davvero? Sì, e adesso vattene. Wow! Figuratevi. Tanto loro non sanno neanche la religione. E non vogliono neanche sapere come è morto Dio. Ci siete? Aiuto! Non venire troppo vicino. Anca. Maestro, mi hai salvato la vita. Già. Ma io pensavo che tu non potessi mai salvarci. Sì, Francesco, ho detto una bugia. Cosa? Ma tu sei il maestro più coraggioso del mondo, non puoi dire bugie. No, ho detto una bugia. No, raga, dovevi più nel profondo. Beh, in realtà io sono un codardo. Ma come? Hai distrutto quel robot? Sì, ma in realtà ho detto alla maestra di religione di fingere che era una cattiva solamente per poterti dimostrare che io sono forte. In realtà non sono mai stato forte. Ho avuto una vita difficile. Mia madre non mi voleva bene e mio padre mi trattava come uno spillo. No, questa storia mi dà gli spilli. Però i miei genitori non mi hanno voluto bene. I miei nonni sono morti e quelli davvero mi volevano bene. Sono gli unici che mi volevano bene. Poi mia zia non è che mi voleva tutto sto gran bene. Voleva che io pulissi i piatti. Poi ho avuto la forza dalla tua maestra, però neanche quello ha funzionato. Infine sono venuto qui a Scuola Town per farvi vedere come si fa ben ginnastica. In realtà prima di questa scuola ero un fallito senza vita. No, non dire così, non eri un fallito. Eri l'uomo più bello del mondo. Tu lo credi sul serio? Sì, guarda, sei fantastico, hai una bella vita. E i tuoi nonni sì, saranno pure morti lo stesso giorno. Saranno morti lo stesso giorno, ma di sicuro sarà una bella cosa. Sì, faccio la stessa vita di Anna dei capelli rossi. Sì, lo so, quella di Anna dei capelli rossi è una brutta vita. Mi dispiace, anche a me. Ma come, a me non mi è successo niente. Non hai detto che ti era volata tua madre nello spazio? Sì, pur faccio bella vita adesso.
Davvero? Sì, vivo in un universo di cartoni, ho degli amici cartoni, mi sono fatto con un amico mio padre. Non è una brutta vita. Lo pensi sul serio? Vieni ad abbracciami. Sei la cosa più bella del mondo, maestro. Pure tu, ti voglio bene, anche io. Però aspetta, come faremo con i gatti aggressivi? Ah, per quelli c'è una sola cosa che dobbiamo fare. Scappare! Che cavolo volevano quelli? Ma me ne sto ancora qui, seduta, ad abbracciare madre natura. Che non ce l'ho la madre io. Ah, che vita di merda che faccio.